Amici di Mestrino e non solo, amici della Calabria, amici del meetup di Paola, amici del meetup Tirreno Cosentino e tutti i meetup calabresi in generale. Siamo qui in compagnia, Dalia Nesci di nuovo, ci dedica un attimo di tempo per parlare proprio della nostra realtà, calabrese io, calabrese lei, mi sembra giusto. Dalila, finalmente la desecretazione del caso Alpi, l'uccisione della giornalista, il mercato dello scambio dei rifiuti tra l'Italia, le armi con l'Etiopia, eccetera. Adesso questi scambi non avvengono più, adesso la discarica dell'Europa e la Calabria. Questo è un problema molto grave. Cosa state facendo voi del movimento nel Parlamento? Sì, dopo la desecretazione degli atti sulla Terra dei Fuochi, speriamo che accada lo stesso anche per le zone inquinate della Calabria, perché Schiavone ha fatto dichiarazioni importanti anche sulla nostra regione e per tali motivi abbiamo già fatto richiesta formale di secretazione degli atti, con la tenacia, insomma, la resistenza, perché in questo Parlamento ce ne vuole tanta, tenteremo di far luce su questa storia. Il buon operato dei meetup calabresi ha dato risultati eccellenti, primo fra tutti il caso Gentile, il nome diciamo fatto da Renzi per la nuova guida nel governo dell'Italia. E adesso realtà locali vivono momenti di crisi per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti. Ci sono paesi come Paola, da cui provengo io, che in questo momento stanno vivendo sotto la morsa dei rifiuti e altre realtà perché ci sono dei centri di raccolta come Pianopoli che sono ormai saturi di questi rifiuti e in più il nostro governo autorizza le navi provenienti dalla Siria a scaricare altri rifiuti nel nostro territorio. La Calabria non è la discarica dell'Europa ma neanche del Mediterraneo. Allora, la verità è che la Calabria è in emergenza di rifiuti da oltre 17 anni. Io ho fatto un'inchiesta che è un vero e proprio dossier sulla situazione emergenziale rifiuti in Calabria. In realtà molte volte ci è sembrata un'emergenza indotta, perché secondo il Movimento 5 Stelle se non si agisce, secondo la filosofia e la strategia rifiuti zero, non troveremo mai una soluzione definitiva a questo problema. Perché fare delle buche nel terreno, perché le discariche questo sono, non sono di certo una soluzione per gestire e smaltire rifiuti. Noi siamo per la raccolta differenziata spinta, per gli impianti insomma di riciclo, che tra l'altro per noi possono anche portare sviluppo e posti di lavoro, perché è questo che i nostri politici, tra diciamo l'ignoranza e l'inefficienza, non riescono a capire: la possibilità di creare un indotto economico proprio sui rifiuti, che per noi sono una risorsa. Dalila, da una parte ci ammalano con i rifiuti, con l'acqua non potabile, è notizia di questi giorni che è stato sospeso il servizio di erogazione di acqua pubblica perché c'erano risultati dell'ente predisposto che minacciava la presenza di Escherichia coli all'interno di bacini d'acqua potabile, di bacini ad uso domestico. Da una parte ci ammalano, dicevano, e dall'altro ci chiudono le strutture ospedaliere. L'emergenza sanità in Calabria è una realtà che ancora oggi è fiore all'occhio di tante campagne elettorali, ma in realtà non si è fatto niente. Come possiamo intervenire? Quali piani possiamo predisporre? Riguardo l'acqua molto spesso inquinata in diversi insomma impianti, abbiamo avuto alcune interrogazioni, in particolare io e Paolo Parentela ci siamo mossi su varie zone della Calabria, io in particolare sull'Alaco, che è nelle serre vibonesi, e qui è un problema di mala gestione, di mancanza di controlli soprattutto da parte della regione, la stessa regione che non riesce a mandare avanti la sanità in maniera adeguata. Io sono stata anche la prima firmataria di diverse interrogazioni, ultima quella sull'ASP di Cosenza, interessata a diverse indagini, dove è coinvolto anche il figlio del famoso Gentile, che è diventato sottosegretario per 4 giorni, grazie a noi del Movimento 5 Stelle in testa, che ci siamo opposti alla sua nomina. Come Movimento 5 Stelle, dentro il Parlamento, i miei colleghi di Affari Sociali stanno facendo una battaglia importante proprio per dar, insomma, ma sostegno alla sanità pubblica e non a quella privata, perché come sappiamo la sanità pubblica viene resa inefficiente proprio per avvantaggiare le aziende sanitarie private. Prossimi tuoi impegni in Calabria?
importantissimi, innanzitutto perché vogliamo raccontare quello che veramente avviene dentro quel palazzo e soprattutto perché in Calabria abbiamo bisogno di coraggio, anche di messaggi positivi, dove non si tratta di un messaggio sterile verso l'immobilismo, anzi chiamiamo tutti alla partecipazione attiva e soprattutto alla presa di coscienza. Quindi prima di tutto chiediamo ai cittadini di informarsi e anche noi facciamo la nostra parte raccontando il nostro lavoro. Ci vedremo in Calabria allora. Alla prossima, Ok, Dalia. Buon grazie. lavoro.